Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace di Dio sia con tutti noi. Ecco, vogliamo celebrare con gioia questa Eucaristia in questo bellissimo giorno anche di febbraio, con la neve, col sole, con le nuvole, un po' anche di fresco. Ecco, la stagione che cammina, abituiamoci sempre a vivere con la natura, guardare la natura, osservare la natura, perché ci insegna molte cose, perché la natura è naturale, non è come noi uomini che non siamo più naturali. Con il peccato perdiamo tanta energia, tanta bellezza e anche tanta bontà. La natura invece è rimasta naturale come Dio l'ha fatta e cammina secondo il tempo. Prende la neve, l'acqua, il vento, la bufera, il sole, l'estate quando brucia. Ecco, camminare e osservare la natura ci aiuta molto a ridimensionare noi, ci insegna molto a vivere con pazienza, sapendo attendere, non fare le corse come fa il mondo di adesso. Ecco, e chiediamo perdono al Signore per tutte quelle volte che siamo un po' così di corsa, troppo di corsa. Dal libro di Giobbe. Giobbe parlò e disse: l'uomo non compie forse un duro servizio sulla terra, e i suoi giorni non sono come quelli di un mercenario. Come lo schiavo sospira l'ombra, e come il mercenario aspetta il suo salario, così a me sono toccati mesi di illusione e notti d'affanno mi sono state assegnate. Se mi corico dico: quando mi alzerò? La notte si fa lunga e sono stanco di vigilarmi fino all'alba. I miei giorni scorrono più veloci di una spola, svaniscono senza un via di speranza. Ricordati che un zoffio è la mia vita, il mio occhio non rivedrà più il bene. Parlo di Dio. Salmo responsoriale. Risanaci, Signore, Dio della vita. È bello cantare inni al nostro Dio, è dolce innalzare la lode. Il Signore ricostruisce Gerusalemme, raduna i dispersi di Israele. Risanaci, Signore, Dio della vita. Risana i cuori affranti e fascia le loro ferite. Egli conta il numero delle stelle e chiama ciascuna per nome. Grande è il Signore nostro, grande sulla sua potenza, la sua sapienza non si può calcolare. Il Signore sostiene i poveri, ma abbassa fino a terra i malvagi. Signore, dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, annunciare il Vangelo non è per me un vanto, perché è una necessità che mi si impone. Guai a me se non annuncio il Vangelo. Se lo faccio di mia iniziativa, ho diritto alla ricompensa, ma se non lo faccio di mia iniziativa, è un incarico che mi è stato affidato. Qual è dunque la mia ricompensa? Quella di annunciare gratuitamente il Vangelo, senza usare il diritto conferitomi dal Vangelo. Infatti, pur essendo libero da tutti, mi sono fatto servo di tutti per guadagnarne il maggior numero. Mi sono fatto debole per i deboli, per guadagnare i deboli. Mi sono fatto tutto per tutti, per salvare a ogni costo qualcuno. Ma tutto io faccio per il Vangelo, per diventarne partecipe anch'io. Parola di Dio. Cristo ha preso le nostre infermità e si è caricato delle nostre malattie. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo Gesù, uscito dalla sinagoga, subito andò nella casa di Simone e Andrea, in compagnia di Giacomo e Giovanni. La suocera di Simone era a letto con la febbre e subito gli parlarono di lei.
Egli si avvicinò e la fece alzare prendendola per mano. La febbre la lasciò ed ella li serviva. Venuta la sera, dopo il tramonto del sole, li portarono tutti i malati e gli indemoniati. Tutta la città era riunita davanti alla porta. Guarì molti che erano affetti di varie malattie e scacciò molti demoni, ma non permetteva ai demoni di parlare perché lo conoscevano. Al mattino presto si alzò e quando ancora era buio e uscito si ritirò in un luogo deserto e la pregava. Ma Simone e quelli che erano con lui si misero sulle tracce. Lo trovarono e gli dissero: «Tutti ti cercano». E gli disse loro: «Andiamocene altrove, nei villaggi vicini, perché io predichi anche là, per questo infatti sono venuto». E andò per tutta la Galilea, predicando nelle loro sinagoghe e scacciando i demoni. Parola del Signore. La prossima domenica è l'ultima domenica del tempo ordinario, questo tempo prezioso per riscoprire il nostro cristianesimo, cristianesimo adulti nella fede, non cristianesimo scialacquato come in genere si vive. E la parola di Dio ci illumina sui valori, sulle verità, su anche quello che è il vero cristianesimo. Perché tante volte confondiamo religiosità naturale con il cristianesimo. La religiosità naturale è quella che usano tutti, pagani, non pagani, credenti, non credenti. Però questa religiosità naturale è entrata e continua a stare anche tra i battezzati, i cristiani, e fa sì che diventiamo cristiani di nome e semplicemente battezzati, ma non pensiamo mai al valore del battesimo che abbiamo ricevuto, perché il battesimo che ci viene dato da piccoli così ci apre le porte a diventare figli di Dio. Si fa figli di Dio, ma bisogna poi vivere da figli di Dio. E dentro nell'uomo c'è questa lotta, no? Tra il male che ha l'uomo, tra le tendenze, gli istinti, il pensare, il giudicare, il condannare, eccetera, tutta quella parte negativa che abbiamo, tante volte anche non sappiamo neanche il perché c'è, per esempio certe arrabbiature che abbiamo, ma perché sono così nervoso? Perché mi arrabbio così per niente? Perché scatto perché l'altro pensa diversamente? Ecco, questo siamo in campo di religiosità naturale che rasenta il paganesimo ai nostri tempi. Perché è importante scoprire questo, altrimenti rimaniamo lì e non ci muoviamo mai, non cresciamo mai nella fede e non gustiamo la gioia del cristianesimo. Pensate, noi nel battesimo, vedete, continuiamo a ripetere questi concetti perché sono fondamentali per prepararci anche poi alla Quaresima e alla Pasqua. Nel battesimo abbiamo ricevuto lo Spirito di Dio, di Gesù Cristo, la capacità di amare, che è il problema base dell'uomo, perché l'uomo non sa amare, confonde amore con sesso, con simpatia, con amicizia, tutte queste cose umane, proprie della religiosità naturale. Il cristianesimo va oltre, non è solo un semplice amico, non è solo perché mi è simpatico, non è solo perché mi fa favori e allora li voglio bene. Non è solo perché mi ha trattato bene. Questa è religiosità naturale, ce l'hanno tutti, anche i pagani questa. Solo che prevale nella religiosità naturale e nel paganesimo, usiamo queste due espressioni tanto per capirci, prevale l'io, io, comando io decido, io faccio, io voglio, io vorrei essere.
e soffriamo perché non riusciamo a realizzare tutte queste cose. Nei riguardi di Dio poi comandiamo a Dio. Se ci viene una disgrazia, impreghiamo contro Dio, e perché me l'hai permessa, eccetera. Potremmo fare un mucchio di esempi. Ma questa è religiosità naturale, anche se prega, anche se faccio del bene, anche se faccio tante cose buone, perché siamo tutte creature di Dio, siamo tutti fatti bene. Però se siamo e rimaniamo nella religiosità naturale, è tutto diverso. La prima lettura, per esempio, c'è Giobbe, questo uomo che adesso si cervella degli studiosi, teologi, per sapere se è esistito o no. Pensate un po' dove vanno a perdersi. A me non interessa che sia esistito o no. È un libro di sapienza stupendo. Stupendo. Perché ci insegna a capire come Dio assiste Giobbe, sia quando stava bene, con i figli, con i poteri che aveva, con la salute, e stava unito a Dio anche quando le cose sono andate male. I figli muoiono, i poteri che ha li perde, poi gli viene quella lunga malattia, molto schifosa, molto anche sofferente, però Giobbe rimane fedele a Dio. E Giobbe non è ancora un cristiano, perché non c'è era Gesù Cristo allora, però era veramente in comunione con Dio, e questo lo metteva in una posizione stupenda. Noi siamo molto più fortunati di Giobbe, perché noi possiamo avere anche noi la nostra vita dura, la nostra vita cruda, diciamo, no? Problemi, sofferenze e via, come la natura. La natura non ha i nostri problemi, ma ha i problemi naturali, il freddo, il caldo, la neve, la bufera, la siccità, non so, la pioggia, i temporali, la tempesta, ha i loro problemi e li affrontano sereni. Sono in comunione con Dio anche quando sono negativi. Giobbe, anche nei fatti negativi, pur soffrendo, pur ragionando un po', però sempre era unito a Dio. Tanto che ha detto: prima ti conoscevo per sentito dire, ora invece ti conosco perché ti ho sperimentato. È questa esperienza che è importante fare, perché altrimenti anche noi abbiamo quelle quattro nozioni del Vangelo, così qualche conferenza che ascoltiamo, qualche libro che leggiamo, e crediamo di essere cristiani per questo. No, non siamo cristiani per questo. Ripeto, non siamo cristiani neanche col battesimo, perché il battesimo è l'inizio del cristianesimo. Nel battesimo ricevi lo Spirito, ricevi la capacità di amare, ricevi la liberazione del peccato, però dopo deve concretizzarsi nella vita. Se leggete il capitolo 8 della lettera ai Romani, San Paolo spiega bene, dentro di noi c'è questa lotta tra il male, le tendenze del male, le tendenze dell'umano semplicemente, tante volte anche un umano depravato, e invece le tendenze, la forza dello Spirito. E noi c'è questa lotta, e difatti sentiamo quando stiamo per fare un peccato, un'offesa, non so, un male, sentiamo che dentro un po', e dopo prevale e facciamo il male. Se in noi prevale la tendenza a fare il male, non siamo cristiani. Ecco che allora lo Spirito che abbiamo ricevuto nel battesimo ci dà la forza di, piano piano, liberarci dalla tendenza del male, essere noi vincitori del male, essere noi signori di noi stessi e incominciare a vivere con lo Spirito. Perché San Paolo dice: chi vive secondo la carne muore ed è un morto ambulante, con tutte le cattiverie che può avere. Se invece vive secondo lo Spirito, comincia ad avere una vita diversa
e la vita dello Spirito più cresce in noi, più diventiamo figli di Dio, ecco, più diventiamo cristiani. Non c'è il cristiano di serie B o di serie A, c'è il cristiano, ha lo Spirito o no? È capace di amare veramente come Gesù Cristo o no? Non c'è le mezzucce, non c'è i devozionismi, non c'è, beh dai faccio un'opera buona quest'oggi. No, ma può fare anche un pagano un'opera buona. E questo non vuol dire che sia male fare un'opera buona, è buonissimo, però non è cristiano. Cristiano è un passo oltre, una maturità oltre, una capacità oltre. Giobbe, pur non avendo Gesù Cristo, perché era prima di Gesù Cristo, però aveva dentro di sé questa fede in Dio, che anche nella prova Dio provvedeva. E difatti ha provveduto, e Giobbe stesso che dice, ripeto, no? Prima ti avevo conosciuto per sentito dire, invece adesso ti conosco per esperienza. E la parola di Dio ci aiuta, questa figura di Giobbe. Noi come viviamo il nostro cristianesimo? Se ci viene una disgrazia, un problema, un qualcosa, cos'è che facciamo? Abbiamo paura, ci ribelliamo, mormoriamo, dov'è sto Dio? Non prego più. Se c'è una disgrazia in famiglia, non prego più, non, Dio non c'è. No. Qui siamo ancora a rigidità naturale e che rasenta il paganesimo. Ecco che allora anche il Vangelo ci viene a aiutare, no? Che ci parla di Gesù Cristo, che era potente nella predicazione della sinagoga di Cafardo, è stato molto efficace e poi è capace di guarire, è capace di cacciare i demoni. Questo Gesù che è venuto a portarci la salvezza per dirci guarda che Dio è con te, guarda a Dio, ascolta Dio in tutti i fatti. Ecco che la figura di Giobbe rimane fedele, questo ci aiuta molto, aiutato da Dio, illuminato da Dio e ha creduto in Dio. Ecco, uno dei diciamo valori che il cristiano ha è proprio questo, appoggiarsi in Dio, credere in Dio e aver fiducia di Dio, perché ci accompagna giorno per giorno. Noi siamo ancora più fortunati perché abbiamo il battesimo, che abbiamo ricevuto lo Spirito, che abbiamo ricevuto la capacità di amare di Gesù Cristo, che ci libera anche dai peccati, ecco la soluzione della confessione, è un nuovo battesimo, un nuovo lavacro che ci libera. Ecco, noi siamo più fortunati di Giobbe, abbiamo questi mezzi potentissimi che ci ha portato Gesù Cristo. E che Gesù Cristo nel Vangelo ci conferma due cose fortissime. Sii sicuro, non avere paura di niente, io sono sempre con te e ti aiuto. Ecco il salto della fede, il salto di qualità che ha il cristiano. Non è che sia più bravo degli altri, è un peccatore come gli altri, forse anche peggio, però ha scoperto che Gesù Cristo è potente, che gli dà il suo spirito con il battesimo, ce l'ha dentro, basta usarlo, basta vivificarlo. Ecco che allora anche il vivere i sacramenti, l'Eucaristia, non è tanto per fare il precetto festivo, oppure andiamo su qua a San Leonardo, in quest'eremo, che così facciamo una passeggiata. Benissimo, c'è la passeggiata, ma l'Eucaristia tutta è diversa. Anche qui in quest'eremo, luogo di silenzio, luogo di ascoltare Dio, ecco, questa Eucaristia, ascoltare Dio, ascoltare la sua parola, perché vuole fare di noi, ciascuno di noi, darci luce stasera, farci cristiani di più di quello che eravamo prima. E i valori che ci insegna è proprio la certezza che ci dà Giobbe, che Dio sempre ci assiste, sempre. Nel duro, nel tenero, nel bello, nel brutto, sempre Dio ci assiste. Allora invece di imprecare, invece di, non so, perdere la fede, invece di stare male, guardiamo Gesù Cristo. Ecco che nel Vangelo ci dice il secondo valore, Gesù Cristo è capace di guarire, è capace di cacciare i demoni, cioè tutto è soggetto a Gesù Cristo. E se stiamo con Gesù Cristo ci dà la forza per affrontare tutti i fatti della vita. Questi sono due valori grandissimi che pensiamo di averlo,
ma in genere dopo ci dimentichiamo di Dio, basta che venga qualcosa di storto e subito andiamo giù. Quando abbiamo una malattia urliamo al Signore, guarisci, 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 e dopo se non guarisce buttiamo via tutto. No? Ecco che allora questi valori ci consolano molto, perché ci danno la certezza che Dio è sempre con noi, è il Dio della vita e guida la nostra vita. Questa sicurezza ci dà, non perché siamo bravi, no, siamo quello che siamo. Però invece di scoraggiarci, di avere paura e di stare male, di soffrire, guardiamo a Gesù Cristo sempre. E sempre diciamo: Signore, aiutami a fare la volontà di Dio, aiutami a vivere con spirito, aiutami a amare, aiutami un po' alla volta a liberarmi dai peccati. Oh, è tutto diverso allora, perché Dio ci aiuta, Dio ci dà lo spirito, ma se noi non ci pensiamo mai, lo spirito c'è ma rimane inattivo. La capacità di amare Lui ce la dà, perché noi da soli non ce la facciamo, ma se siamo sempre distratti e sempre che brontoliamo contro gli altri, no. Signore ci dice: fermati, ti do io la capacità di amare anche coloro che possono offenderti. Ecco, questi due valori sono molto importanti per il nostro vivere quotidiano. La presenza di Dio costante, che è un padre che vuole il nostro bene sempre, anche quando le cose non vanno bene. Date che Dio non viene a noi per toglierci i problemi, per tirarci via le croci, se no diventa una marionetta, no? Nelle malattie noi mangiamo, roviniamo la nostra salute con gli strapazzi e via, e dopo andiamo a dire a Dio: guariscimi. No, ma un po' adagio. Le malattie vengono anche da sole, ma tante volte sono causate dal nostro malvivere. Il Signore invece ci insegna a vivere bene, a affrontare le croci. Gesù non è venuto per toglierci le croci, ma ci dice: sta con me che io ti aiuto a superarle tutte, ti aiuto a affrontarle tutte con la luce diversa, con la luce di Gesù Cristo, con la luce di Dio, che è la luce dell'amore, della vita vera. Allora il nostro vivere è molto più facile, con Dio è molto più facile, perché riesce piano piano a aiutarci a superare tante difficoltà che da soli non riusciremo. Ecco, gioiamo di questo, e anche se siamo in carnevale non abbiamo paura, il Dio non è contro il carnevale, però viviamolo un po' da cristiani, non proprio lasciarci andare. Benediciamo il Signore. Diamo grazie a Dio e buona settimana, anche se è di carnevale, ma buona settimana. Grazie.